Ciao a tutti ragazzi, allora nuovo episodio. Questo, vabbè, come sempre è il continuo dell'episodio precedente che appunto vedeva la mia squadra, cioè mettiamo così, noi che nonostante siamo andati per la prima volta in FIFA 15, football, vabbè, FIFA Ultimate Team. Ciao a tutti ragazzi, allora nuova puntata. Una puntata che come sempre è il continuo dell'episodio precedente che appunto ci ha visto, vai, mettiamola così, iniziare in maniera non perfetta ma neanche così malaccio, diciamo così, la divisione 5. Infatti se non erro a 5 partite giocate siamo a un punto solamente alla salvezza. E niente, ora giochiamo, però prima volevo dirvi alcune cose che magari uno che magari mi segue ha un po' visto e notato. Innanzitutto, cosa importante, ho comprato il tanto nominato, no, nominato no, però diciamo il quasi nominato, ecco, perché non è preciso, non avevo mai detto, giocatore che volevo comprare che avevo detto che costava un po' chiaramente per me, ragazzo che non spende soldi reali per comprarci crediti o FIFA Points, perché con tutto il rispetto per quelli che lo fanno, la vedo una sorta di sprecare giochi, cioè di sprecare soldi, scusate. Perché? Perché innanzitutto è un gioco che dura un anno, cioè prossimo anno devi comprarti, se vuoi FIFA 16, i soldi che hai non ce l'hai. Forse, non so se sbaglio, forse FIFA Points, ma non lo so. E poi comunque secondo me, anche se alla fine magari può anche risultare impossibile prendere giocatori del calibro di Ronaldo, Messi, Ibrahimovic e tanto altro, magari a livello non diciamo di forza, di qualità dei giocatori, ma a livello del prezzo. Però ciononostante, secondo me c'è anche più soddisfazione magari a farsi i crediti da solo e perché no, magari anche con molta fortuna trovare i giocatori nel pacchetto. Non so se avete capito il mio ragionamento. E magari, non, magari dopo questo savio uno diceva bene, vai, là ci vivo, levo, perché magari a voi garbava vedere quello che spacchettava e comprava giocatori assurdi, diciamo. Cosa che comunque io non sto dicendo che non farò, perché comunque dato che la squadra bene o male ce l'ho, dato che la persona, il giocatore che volevo comprare principalmente era Tevez, quindi d'ora in poi, a parte forse un centrocampista centrale, esterno sinistro, credo che la squadra io ce l'ho, insomma, comincerò a spacchettare anch'io qualcosa. Di certo non farò video sull'opening pack come fanno tutti. Comunque, formazione rivoluzionata, speriamo che ci porti minimo alla salvezza e perché no alla promozione. E dicevo subito Tevez, De Rossi, poi no, ho venduto qualcuno, tra l'altro, e niente, questi erano, diciamo, gli acquisti principali, cosa che fra l'altro mi hanno permesso di fare svariate compravendite, perché il Tevez questo qui non è quello che avevo comprato per la prima volta, ma bensì il secondo, che ci ho guadagnato 5.000, che ora costa 50.000, l'ho rivenduto a 57.000, poi c'è quella tassa, scusate il termine, di merda che rompe coglioni. Insomma, ci ho preso 5.000, ho comprato De Rossi l'ho preso, venduto, preso, venduto, preso, venduto e ripreso, e niente, ci ho fatto in totale quasi 6.500-7.000 crediti, ecco, di compravendite, grazie a loro due. Comunque, niente, questa cosa a parte, iniziamo perché qui poi davvero si va solo sul parlare e basta. Dai, vediamo di trovare subito un avversario con latenza, si spera, decente. Eccoci qui. Lui potrebbe essere l'avversario. Speriamo di trovare Modino. Vediamo un po'. Eccoci. Classica squadra tedesca, Bundesliga. Mi fa paura. Lui laggiù in attacco, anche io là a destra. Speriamo bene, via. Dai, vediamo un po' di salvarci. Subito Gonzalo! Dio! Va bene, dai, oh, è iniziato subito bene. Andiamo lì. Vai Carlitos, vai Carlitos, vai Carlitos! Carlitos! Ecco, 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 ecco! Tevez! Si presenta così. Dopo 7 minuti, 1-0. Andiamo di Dio, langa. Tanto sono 1-0. No, dai, oh. Voglio giocare. Anche se vinco, voglio giocare. Addio. Madonna. Dai, oh, dammi 1-0.
come fatto già in passato. Dai, sono in vantaggio 1-0. Ovvio, me l'ha dato? Fa vedere. Salvi, salvi, salvi. E andiamo, di. Sì, è già 2 volte comunque che ho questo, di, questo culo via, eh. Fatto che faccio gol, subito dopo mi si disconnette e vado a vincere. Va bene, a me mi pare vero. Eccoci qui, seconda partita. Vediamo se la fortuna stavolta li assiste un po', magari non a livello di cioè, si può dire, sì, disconnessione, che così sinceramente non sa di nulla, cioè, non mi garba, finisco piuttosto davvero, perde il carattere giocando, piuttosto che vince così, non mi garba. Vabbè, via, speriamo bene, la latenza intanto c'è. Gonzalo, ma che si faccia, eh? Voglio il fallo, vai. Vai Tevez, non un po'. È buona, io buona, dio. Cazzo, va bene, dai. E Tevez, purgali! No, Carlitos! Dai, guarda che casino. Vai Dries, tira Dries. Vai Tevez, no, boia, dio. Vai Tevez, vai Tevez. Madonna santa, però. Ecco, sempre, ma quando ce l'ho contro lì, è Menicche, che prima mi sono scordato anche di dirlo quando dicevo della squadra, talmente impegnato a dire le solite stronzate, boh, quando ce l'ho contro comunque va sempre così, detta la miseria lì, bello, vai Tevez, vai nel mezzo Gonzalo, no, non ci voglio rete, ma come si fa, ma dai. No, no, dai, no, non ho parole, via, la devo perdere questa qui, bella, hai capito. No, levane, Menicche, levane! Dai, che cazzo di. Che palle! Oi, di. Sempre lui, di. Che palle! Non ci voglio rete, rigore, cioè, prima lo fa tirare, poi rigore, o ne dai prima o ne dai più. Rosso, no, che cazzo di partita è? Ecco perché io prima ho vinto, infatti, anzi, ecco perché fa così. Prima ho vinto, allora giustamente ora devo vincere la merda, c'è un po' di fortuna prima. Che cazzo, 3-0, chi è Dumbia? Ma hanno fatto la zotta! Dai, Gonzalo, ma non approfitti di un cazzo oggi, di. Che palle! No, guarda lì, no, dai, non è possibile. Ma qui Andanovic comunque ci deve arrivare, capito, ho perso, ma di. Nonna buona, di, via, partita proprio del cazzo, di. Vai, almeno un go! No, no. Guarda, non dio più niente. No, guarda, no, avevo detto di più nulla, ma non ce la fa, sta zitto. Vai, ora danni il rosso, tanto di. Cioè, io voglio vedere. Ma ha fatto fallo? Voglio vedere la maglia che. Non ci vedo, aspetta. No, un attimo, sfida davvero. No, voglio vedere il fallo però, dai, fammelo vedere per favore. Lo sapevo, sai. No, mi pare la spalla, comunque, tanto mi è andata così. Eccolo! Eccone un altro! Dumbia! Si gioco uno in difesa praticamente. Poi sai, velocista in mano l'asse. Dai, via, vai Wayne, vai, ora voglio vedere cosa fai. Tiri? 5-1, guarda, ho già che risultato faccio. La 5-1, dovresti andare proprio sotto la doccia, proprio di qua, ho fatto cozzitto, dove l'ho sbagliato, no, quello che risulta. Mongoloidi. E anche in alto, Menicche del cazzo. Via, finisce così una grande partita.
grande, grazie a tutti, del buttare delle vostre mamme, va, lo volevo dire, via. Allora, ammetto che ho, diciamo, interrotto il video, perché comunque registravo in sequenza. Ho fatto passare 2 giorni, voglio essere onesto con voi, perché comunque avevo paura di non potercela fare. Infatti, come vedete, ho completato Marchisio. Sono state a belle partenze, come ad esempio Pjanic. Ho fatto altre compravendite, appunto per questo mi sono potuto permettere Marchisio. Poi addirittura, anche se ho già venduto, ho preso Guarin, l'ho rivenduto, sempre per farci la compravendita. Insomma, sono state delle partenze e degli arrivi. E l'ho fatto appunto perché... la paura, dopo l'ultima partita, la paura di non potercela fare ad arrivare in D4 c'era. C'è tuttora, però ora sono curioso di vedere come rende un po' la squadra. Intanto guarda, sposto anche Cerci, che ci metto Mertens. E niente, iniziamo a giocare. Questo dovrebbe essere il nostro prossimo avversario. Vediamo un po', bella maglia. Un po' Gaia, eh? Resino. Porta modifiche. Di che squadra c'ha? Ah, 82. Mamma mia signore. C'ho già un presentimento brutto. Che palle. In attacco volano. Loro due volano. L'Esterin se ne parla. Runin se ne parla. In 86. Bah. Ecco. Bel go. Dopo 5 minuti, diciamo. Rune, 1-0 lui. Addio, addio. Mamma mia. Vai, 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 vai. Eccolo! Esharawi. Gol fortunoso, ma a me sinceramente mi importa una siega. Andiamo di 1-1. Tira Tevez, e go! No, è fuori gioco. Porca troia, lì. Cazzo. Ma che cazzo di... Che palle. Bello, vai Ciccio. Vai Turbe. No! Non ci vuole vedere Tevez come hai fatto, l'ho caricato anche poi il tiro, ma perché? Vai, vai Dries, vai Dries, almeno te. Eccolo lì! No, non ci vuole vedere. Go, fatti, già fosse fallo, che cazzo è? Boh, che ganzata che sta a vedere. Bello, de. 2-2. Va Carlito, tira! Mamma mia che gol! Ma che bomba ha tirato! No, lo voglio rivedere! Boom! Courtois! Dai Courtois, prendila, dai! Eccolo lì! Wow, mamma! In turbe! 4-2! Addio, 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 addio! 4-3. Wayne Rooney segna per lui. Dai che manca poco. Dai, dai, dai. Vai Tevez, chiudila un po'. Carlito! Tevez! Finisce qui, 5-3. Come dire, No, davvero, è il 90esimo, minuti a regola di lupo, anche finiti. 5-3, via, meno male, andata bene. Finisce così, 5-3. Via, meno male si è vinto, nonostante se ne ha penalizzato anche un po' lui, sicuramente. Alcuni lag, perché quando gioco in casa, inspiegabilmente, mi va, ogni tanto fa male. Infatti, ti ho già detto caso, la latenza era sull'arancione verde quando si è iniziato. Però dai, una partita comunque abbastanza, cioè la potevi gestire la squadra. Non benissimo, ma piuttosto bene. Insomma, finisce sì, 5-3. Si va 15 punti. Non mi ricordo se la promozione a 16. Si guarda. Beh, aspettiamo, con calma. Promozione a 16, titolo a 19.
Via, due partite. Speriamo di vincere tutte e due, o perlomeno pareggiarla e vincerla. Dai, crediamoci. Eccolo qui, prossimo avversario. Sembrerebbe anche una discreta latenza. Speriamo, è verde. Vediamo un po' la squadra. Valutazione 84. Qui c'è tutta la spagnola. Davvero, non ci credo. Ma guarda un attacco, ma anche il centrocampo. Mamma mia, signore. Però non me ne frega. Noi non abbiamo paura. Forse. Va Carlitos! Eccola lì! Angolino, facci la presa, Casillas! 1-0. All'incirca il 15° del primo tempo. Sempre lui, Carlos Tevez. Ragazzi, questo è un fenomenino, perlomeno. Mi sono abituato a altra gente in attacco e Tevez. Veramente non male. Addio, mamma mia! Che culo ho avuto lì! Vai Edu! Vai Edu! Vai Edu! No! Mamma mia! Che bomba e che parata ha fatto Casillas! Vai Edu, vai Edu! Vai Edu! Giù c'è Vargas! No, lui! Perché tu Vargas era Tevez? Oddio! Addio, addio, che ho sbagliato col subito. No, eh? E invece sì. Ma che palle. Ma guarda lì, così si è sprecato prima e bisogna prendere anche i gol. Boia, guarda questo qui che gol ha fatto. Torna del Bale. Ma che cazzo lì. Boom, palo scoppiato, boh. Oi, oi. Vai, vai, Tonio. Tonio? Vai, Tonino! No! Mamma mia, non me l'aspettavo nemmeno io! Boom! E andiamo di bello di no è di io fa ancora aia non ci è no dai che cazzo di c'ho veramente la tristezza addosso. Non ci credo! Non ci credo! Tevez! 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 E cascano tutte qua scale! Mamma mia! Che cosa di merda, ma per fortuna secca! Mamma mia! Sì, una partita nella quale ho perso, no, la voce, perché non lo so, perché qualche organo interno alla gola, perché mi frizza bestia. Però, bimbi, siamo andati di 4 e sono contento matto. Sono contento matto per come è andata a finire, per come ho pareggiato, e sono contento matto perché tanto con la merda ciò sicuramente non ce la fa, però c'ho la possibilità di vincere anche il titolo, fra l'altro. Bello, dai, verde. Di 4 ci siamo, dai. Via, speriamo bene. Prossima partita, andiamo. Quello qui, ultimo avversario della divisione 5. Speriamo poi, fra l'altro, di rivederla più. Diamo un po' di vincita, io. Attenzione. È così lui, però. Io, che cazzo è questo vecchio con 60% campo?
Ma cos'è David Guetta? Sta brutto e stra invecchiato. Che cazzo è? Comunque, però anche lui dovrebbe essere in divisione 5, no? Qui c'è questa squadra di merda, vedi che ci è arrivato, quindi vedi che sta già. Forse, non lo so, vediamo. Prima in classifica in quest'ultima giornata serve una vittoria oggi. Un successo oggi gli permetterebbe di aggiungere un trofeo. Cosa è successo? La sua connessione si è interrotta di già? E quindi? Ma perché è rimasta? Ha preso. Sì, e quindi? Ma che cazzo vuol dire? No, dai, che cazzo è successo? Ma perché sono in D4? Ma dai, ma perché? No, vaffanculo, no, via. Gira coglioni, boedi. Ma che palle, ma adesso sa? Quest'altra mongoloide ha fatto asino, non riuscivo a permettere anch'io. Dai, ma vaffanculo, di gioco di merda quando fa così. Via, il video finisce qui. No, mi gira coglioni, via. Scusate, ma mi girano coglioni. Che palle, potete prendere qualche credito in più. Ma poi c'è scritto una partita rimasta, non mi ha capito. Boh. Comunque, il video finisce lì. Ricordatevi, se avete voglia di, se volete farmi questo piacere, di mettere mi piace, di condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale, che ne sarei molto felice se lo fate. Vabbè. Niente, detto questo, ci vediamo alla prossima. Iniziamo a D4, però dai, così non va bene, eh. Vabbè, vi saluto tutti e niente, ciao, alla prossima.